l'area a Torre del Greco, si parla di voto inquinato, la procura addirittura dice mercimonio di voti criminale. Lei crede che anche nel governo sia l'attenzione giusta rispetto al fatto che c'è ancora bisogno di anticorpi? Ma innanzitutto che tristezza leggere quelle dure affermazioni anche del GIP nell'ordinanza di custodia cautelare. Adesso Torre del Greco già qualche mese fa fu attraversata da fatti gravi con queste inchieste. È davvero triste pensare che ci siano personaggi che si vendono. E la corruzione, ho detto anche qua, la corruzione è la vera questione nazionale, le corruzioni e le infiltrazioni delle mafie nella politica e nelle istituzioni, ma questo è un tema che non interessa nemmeno il governo che si definisce del cambiamento, non ne parlano proprio perché non ne possono parlare, perché dovrebbero fare molta analisi interna allo Stato. Chi è che ha voglia, coraggio, autonomia, capacità, onestà e senza scheletri nell'armadio per fare tutto questo? Il governo non lo considera una priorità, ma devo dire di più, e così faccio un ragionamento più ampio. Io, e da quando avevo 25 anni, quindi ormai sono 27 anni che faccio parte delle istituzioni, e continuo a dire che i principali avversari sull'azione della moralità pubblica si trovano all'interno dello Stato.